dire, abbiamo visto come testimone di preghiera un frate cappuccino, un venerabile servo di Dio, padre Damiano Giannotti, morto il 31 maggio del 1997, morto in Brasile, dove lui è stato per oltre 66 anni trascorsi appunto come missionario. Bene, ancora oggi voglio dedicargli una piccola riflessione, proprio per dire a me e a voi, come abbiamo già precisato ieri, come la preghiera genera veramente i frutti di Dio, genera veramente e promuove la volontà di Dio. Questo frate semplice, come ogni santo pregava, noi molte volte vediamo ciò che è all'esterno dell'azione di un qualsiasi cristiano, di un qualsiasi santo riconosciuto, canonizzato non ancora o che gode di fama di santità, ma molte volte dimentichiamo ciò da cui nasce quell'azione, quell'impegno, cioè la preghiera. Fra Damiano ha confessato per tutto l'arco della sua vita. Circa 300 penitenti al giorno, fa notare padre Gianfranco Lazzari, che è autore di un piccolo volumetto, Il Missionario, titolato. E ha predicato, ha confessato, ha annunciato il Vangelo in una maniera anche forte, mettendosi contro anche certe mode del tempo e del momento. Pensate che lui aveva un grande rispetto del penitente e quando confessava, questo lo attestano non solo chi lo ha conosciuto ma anche delle foto, lui, per non mettere in soggezione il penitente, chinava, stava sempre col capo chino, così per non umiliare i penitenti. E pensate che per tanti anni questa sua posizione lo ha portato appunto a delle deformazioni delle vertebre cervicali. La preghiera crea sempre un animo umile, un animo dimesso. Padre Damiano era un uomo di Dio, era un uomo di Dio, era un sacerdote di Dio, un missionario che ha predicato, ma ciò che predicava lo ha vissuto. E quindi è stato un testimone vero, autentico. E soprattutto, quando la preghiera ti rende umile, che il Signore agisce in te e agendo in te, richiama a Lui. È meraviglioso quello che tanti testimoni dicono di Lui, ma io voglio leggervi appunto quello che il vicepresidente all'epoca della Repubblica del Brasile, Marco Maciel, ha detto a proposito di padre Damiano Giannotti, conosciuto forse più in Brasile che in Italia, dove ha vissuto, come vi ho detto, circa 66 anni. Bene, il vicepresidente dell'epoca del Brasile, Marco Maciel, dice: tra gli apostoli di Cristo, in questo paese, cioè in Brasile, pochi seguirono tanto da vicino come lui le orme del Maestro. Egli, egli, cioè padre Damiano, diffuse instancabilmente la parola di Dio, predicando giorno e notte, nell'entusiasmo di fare nuovi cristiani, di convertire i peccatori e fertilizzare la terra in cui seminava la divina semente. A me sembra che questo è un quadro completo di un uomo di preghiera, di un uomo che è di un frate, di un religioso, di un sacerdote, che ha fatto appunto della sua vita una vita di orazione, che lo portava ad annunciare, come lui stesso ha detto, il Vangelo, soltanto il Vangelo. E voglio chiudere con una frase che è molto importante per noi oggi, perché vedete,
La preghiera, oltre che rendere umili, rende obbedienti, non solo a Dio, ma anche alle mediazioni di cui Dio si serve sulla terra. E padre Damiano scriveva: come il padrone di casa comanda a casa sua, così il vescovo comanda nella sua diocesi. Io sono obbediente e chiedo al popolo che obbedisca al vescovo. Meditiamo, meditiamo, gente. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!